Benvenuti ragazzi e ben ritrovati qua sul mio canale. Visto che ve l'avevo promesso, oggi siamo qui con un nuovissimo episodio sugli orrori della 4Kids. L'episodio 7, dove possiamo vedere Yugi scontrarsi con Mako. Ma ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere e godetevi il video. Differenza numero 1. Nella versione occidentale, Tristan tiene in mano un libro senza titolo. Però noi sappiamo tutti che i libri si fanno con i titoli e quindi se noi controlliamo la versione orientale, il titolo c'è ma è in giapponese. Differenza numero 2. Nella versione occidentale, Mako viene mostrato completamente, tutto il corpo si vede. Mentre nella versione orientale viene fatto in maniera, diciamo, un po' più sexy e quindi viene squadrato dall'alto al basso. Differenza numero bonus. Non vi preoccupate, è una cosa veramente insignificante. Infatti, nella versione occidentale viene ripetuta una scena dove Mako parla e basta. Differenza numero 3. Anche questa differenza inizia a essere un po' ripetitiva perché sì, è sempre la trasformazione di Yugi che nella nostra versione occidentale è molto più spettacolare, mentre in quella orientale è molto più basic. Differenza numero 4. Nella versione occidentale possiamo vedere che il contatore delle life points è blu, mentre nella versione orientale è grigio. In più possiamo vedere che ci sono due scritte a fianco ai valori di attacco e difesa, e quella è la scritta in giapponese di attacco e difesa. Differenza numero 5. Sì ragazzi, è sempre la struttura della carta che è differente nelle due versioni. E io ragazzi non ve lo direi più, però sì, è sempre così ogni episodio. Mi tocca per forza. Differenza numero 6. Nella versione occidentale il contatore delle life points è di colore blu, mentre in quella orientale è grigio. E lo so ragazzi che vi siete stufati a sentire sempre le stesse differenze, però gli episodi considerate che sono 250 se non mi sbaglio, se non di più. E in quasi ogni episodio le sentirete. Grande. Differenza numero 7. Raga, che merda. Conoscete la carta magia Luna Piena? Bene, gli orientali si sono tenuti l'artwork delle carte reali nell'anime, mentre a noi hanno spiaccicato sulla carta una foto della luna. Differenza numero 8. Nella versione occidentale, per identificare una scena con un ricordo, viene fatto tipo una sorta di alone bianco intorno, cosa che nella versione orientale invece non esiste. Differenza numero 9. La carta mostro Il Grande Terrore Bianco, da come potete vedere qua sotto, ha due artwork differenti nelle due versioni. Differenza numero 10. Questa qui, ragazzi, immancabile, è una scena extra. Infatti possiamo vedere che nella versione occidentale ci viene riproposta la scena con il soldato di pietra e intorno il mostro di Mako. Differenza numero 11. Come anche in due episodi fa, ci viene riproposta la differenza della carta magia Terra Infuocata, che nella versione orientale è più sfocata, mentre nella versione occidentale è molto più dettagliata. Differenza numero 12. Quando Yugi vince il duello contro Mako, possiamo vedere che nel contatore di Mako, nella versione orientale, compaiono 4 zeri e una scritta in giapponese sopra, mentre nella versione occidentale c'è uno zero solo. E siamo senza scritta. Differenza numero 13. E come anche la differenza dell'ultimo episodio, anche qua ci sono differenze di tonalità. Ovviamente sempre sul vestito di Joy. Poi vabbè, ce ne sono anche altre, ma come sempre non mi metto a guardare tutte le tonalità. Per favore, è già un'agonia fa sti video. Non fatemi di pesare più del dovuto. E va bene ragazzi, il video finisce qua. Spero come sempre vi sia piaciuto e fatemi sapere qua sotto con un commento cosa ne pensate di questo 7° episodio. Vi ricordo come sempre che qua sotto in descrizione potete trovare tutti i miei social per rimanere ovviamente aggiornati sulla programmazione dei nuovi video e non perdervi ovviamente i nuovi episodi di questa fantastica serie. Quindi ragazzi, statemi easy e noi ci rivediamo settimana prossima sempre qua con un nuovo video. Ciao a tutti!